Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, ovviamente in questo nuovo video ti spiego come risolvere quel fermo immagine, quello strappo, quello stutter. Ovviamente quando ti sparano si blocca per un secondo l'immagine di Rust e poi muori. Cominci a lamentarti, cominci a incazzarti, cominci a lamentarti anche con i tuoi compagni. E ovviamente per risolvere questo problema va risolto sul BIOS della tua scheda madre per aumentare così le performance sul gioco. Ovviamente Rust dopo 10 anni è ancora ottimizzato male per chi ha una buona scheda video, fanno pochi FPS e hanno anche questo problema riguardo allo stutter, che quando ti sparano si ferma l'immagine di Rust e poi muori. Nel PvP quando spari non puoi più fare niente perché si blocca, quindi in questo caso ho fatto un video attraverso il telefono. Qui sono nella mia scheda madre e come puoi vedere questo qua è AXMP, che se lo attivi risolverai i tuoi problemi, perché una volta risolto una volta attivato questo AXMP devi anche overclockare le tue RAM. Per esempio le mie RAM sono di 3200 MHz. Ora ti faccio vedere che devi fare. Vai sulla barra della ricerca, se hai una barra della ricerca vai su RAM, scrivi direttamente RAM, c'è scritto DRAM Frequency, questo qua a me stava sui 2600 e le ho overclockate a 3200, ok? Quindi quando io ho installato le mie due banche di RAM da 8, da 2006, le ho messe a 3200. Una volta fatto, le ho overclockate, ho attivato l'XMP e ho premuto il tasto F10 per salvare così la configurazione della scheda madre. E fai salva. Su yes. Poi, una volta fatto tutto questo, andiamo su Steam, vai direttamente sulla rotellina proprietà, vai su opzioni di avvio. Qui gli utenti avanzati possono inserire modifiche alle opzioni di avvio per risolvere sempre questo problema. Quindi noi adesso andiamo un attimo a prendere questo settaggio, eccolo qua. Io per esempio metto questo comando, ovviamente il comando va modificato, per esempio su max memoria 16384, che sarebbe la mia RAM, 16 GB di RAM, questa, e ho messo questa qua perché io ho 16 GB di RAM, e sulla CPU count X3AZ 12, tu se vai su gestione attività, vai sulla CPU, prestazioni CPU, core 6, processori logici 12, quindi io vedo che ho i core 6, quindi ho solamente 6 core e li metto qua, metto 6 core qua e qua metto 12. Una volta fatto, copio tutto questo comando, faccio copia, chiudi qua, si salva, vado su opzioni, proprietà, opzioni di avvio e faccio CTRL V. E lo metto qua tutto questo comando lunghissimo, ok? Una volta fatto, chiudo qua. E se dobbiamo fare qualche aggiornamento sulla nostra scheda video, andiamo direttamente su gestione dispositivi. Scendiamo fino a aggiornare le schede video. Questa è la mia scheda video, aggiorna driver. E qui puoi trovare i tuoi aggiornamenti. Qui dice driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati. Io ovviamente uso GeForce Experience, questo qua, e ogni settimana, ogni due settimane ti arriva qualche aggiornamento da fare per risolvere vari problemi riguardo al crash, frame lag e tutte queste cose qua. Io per esempio ho fatto il mio ultimo aggiornamento il 10 di ottobre nel 2023. Vabbè, quindi poi andiamo su impostazioni grafica e andiamo a trovare Rust.
Quindi tu vai nella cartella dove hai installato Rust, quindi Steam Apps Common Rust, aggiungi. Questa è già stata aggiunta molto tempo fa. Questo è Rust, opzioni. E metto prestazioni elevate, la mia scheda video, e faccio salva. Se non si è risolto questo problema, scrivi nei commenti. Cercherò di trovare un'altra soluzione. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!